Salve, qui dal vostro maestro Obi-Wan per Hobby. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanella degli avvisi. In più, come avrete visto dal mio ultimo video, ho aperto il gruppo di Facebook del canale, quindi per chi volesse aggiornamenti sulle build, consigli e un canale diretto per parlare con me, è consigliato iscriversi. Sappiate che per incentivare questa cosa vi dico che ho già postato alcuni aggiornamenti della Shield Build, della Poison Build e della Physical Build, e sono le varianti bene o male finali, quindi non sono varianti da farci dei video, le ho messe direttamente sul gruppo, quindi se volete vedere gli ultimi aggiornamenti vi consiglio di iscrivervi. Oggi sarò abbastanza veloce dato che, come avete detto dal titolo, ci sono due build e non una, perché oggi andiamo a parlare di questa duo build in cooperativa. Sappiate che queste due che porterò oggi lavorano insieme come build e sono una necessaria all'altra, però entrambe possono essere giocate anche singolarmente in maniera autonoma. La prima build che andremo a vedere è la build da support che può essere giocata sia da un giocatore di livello alto che da un giocatore di livello basso, e invece la seconda è una build molto particolare che va a lavorare insieme a questa e può essere giocata quasi solo esclusivamente da un giocatore di livello alto, perché richiede che i suoi oggetti siano quasi tutti primordiali. Detto questo, possiamo passare alle build. Bene, eccoci qua. Questa è la prima build di oggi. Lo dico subito, sarò molto più veloce del solito e passerò tra gli equipaggiamenti e gli aumenti in maniera alternata per farvi capire direttamente come funziona la build in modo da metterci meno tempo. Questa è una build da support. Ha due scopi. Uno, curare se stesso, il suo alleato e fare in modo che rimaniate in vita più a lungo, e due, uccidere i boss, perché comunque anche se una build da support fa dei danni altissimi. La prima cosa che vi farò vedere sono i tre metodi con cui questa build cura. Il primo è questo aumento che io ho di livello primordiale. Semplice, mettete giù lo stendardo, esso cura voi stessi e gli alleati. Sappiate subito una cosa, la cura che c'è scritta non è istantanea, vi cura nel tempo. Quindi più la durata dello stendardo è alta, più esso cura. Quindi ricordatevi bene questa cosa. Questa dinamica viene supportata dall'amuleto, che probabilmente qualcuno conosce di già, che vi dà di nuovo carica dello stendardo in base ai nemici che uccidete, in modo che questa strategia abbia un riciclo e possiate continuare ad attivare lo stendardo e essere sempre curati voi stessi e i vostri alleati. Il secondo metodo con cui questa build porta le sue cure è il ciondolo. Come potete leggere dal suo effetto, ogni volta che andate a colpire un punto debole di un nemico, essa cura voi e i vostri alleati. Qualcuno se ne sarà già accorto, avendo questo ciondolo non c'è il riciclo della tecnica dell'arma, e qui ci vengono in soccorso l'arma, l'anello e i due aumenti. I due aumenti di cui sto parlando sono questo, che dice che ogni volta che andate a colpire un punto debole vi dà ricarica tecnica arma, e l'altro rosso qui sotto, ogni volta che performate un colpo critico vi ridà tecnica arma. Giocate insieme vi danno la possibilità di ottenere comunque una ricarica tecnica arma molto rapida, anche se non avete il ciondolo dedicato. Come avrete notato, le armi sono quelle dell'Ice Build e la lancia è quella che, quando attivate lo sgretolanima su un nemico, crea un'onda d'urto che colpisce a cono davanti a voi tutti i nemici colpiti da questa onda d'urto semplicemente verranno esposti i loro punti deboli. Quindi, esponendo i punti deboli, avrete ricarica tecnica arma e cure. L'anello è essenziale, come nell'Ice Build, questo anello fa in modo che la lancia abbia effetti quando va a portare la tecnica dell'arma. Questo perché di base la lancia non ha questa dicitura. In più l'anello dice, esattamente come la lancia, che tutti i nemici colpiti da effetti hanno i punti deboli esposti e quindi voi potete andarli a colpire. In poche parole, la lancia e l'anello più i due aumenti fanno attivare costantemente le cure
del ciondolo. In più fanno continuamente attivare due aumenti per compensare il fatto che non abbiate il riciclo della tecnica dell'arma tramite il ciondolo. In più, tutto questo, l'altro anello, che qualcuno già conosce, vi fa recuperare Furia dell'Arconte quando andate a colpire punti deboli, e dato che avete l'intera build basata su questo, avrete sempre la Furia dell'Arconte carica, lo stendardo carico grazie all'amuleto, continuerete a curare voi stessi e il vostro alleato e continuerete a portare tecniche sia del nord che del sud su tutti gli avversari, e dato che le due armi sono entrambi arme dell'Ice Build, potrete portare i segnalini gelo su tutti i nemici che colpirete e li rallenterete. Tutto questo volge sempre verso il sopravvivere, curare voi stessi e curare gli alleati. Come avrete già potuto notare, il terzo metodo per curare sono semplicemente le doppie spade della build del ghiaccio. Questo perché quando vanno a applicare effetti, esse curano voi stessi e gli alleati vicini. Ricordo che grazie all'anello che espone i punti deboli quando applicate effetti, questo vuol dire che se andate contro un boss con le due spade e attivate la Furia dell'Arconte e la tecnica del Nord, applicherete effetti a ogni singolo colpo. Quindi curerete tramite l'arma, curerete tramite il ciondolo perché continuerete a esporre punti deboli e i vostri danni saranno altissimi. Collegato alle spade, dato che ho detto che questa build comunque è fatta per uccidere i boss, utilizzo sia lo stendardo che la pietra vitale del colpo critico e del danno critico. In più, qualcuno l'ha già notato, negli aumenti ci sono l'aumento rosso che aumenta il danno critico, l'aumento rosso che aumenta la tecnica dell'arma e quello che vi dà la benedizione della forza che, applicata alle doppie spade, continua ad attivarsi e accumularsi, quindi vi fa ottenere un danno altissimo. Poi, un altro aumento importante ai fini dell'interesse della build, ovviamente, è quello leggendario, che come sempre è quello dedicato all'Immortal Build, perché comunque sappiate che questa build da support è un'Immortal Build e può essere giocata volendo da soli. Voi andate in multiplayer nella torre delle prove e potreste utilizzare questa per cercare di curare quei giocatori che magari notate o vedete che sono più bassi di livello di voi. Io l'ho già provata ed è notevolmente forte, sia nei danni che nel supportare e aiutare i vostri alleati. Gli ultimi due aumenti verdi sono tanto di riempimento, li ho messi per la solita cosa per gli effetti sotto perché hanno danno d'acqua, semplicemente, e i danni d'effetti, boh, solo per quello. Per il resto questa build non ha altre cose, ricordate di puntare tutto sul danno d'acqua e sulla probabilità di colpo critico e danno critico per portare a fare in modo che tutto quello che la build fa e che le cure che porta si attivino e tutti i vari ricicli di tecnica arma, ciondoli, amuleti e cose del genere si attivino. Detto questo, vi faccio vedere le abilità, perché in questa build sono molto particolari, e dopo si può passare alla build successiva. La cosa particolare delle abilità di questo set sono due, ovvero questa, che è la durata dello stendardo, perché più lo stendardo dura, più otterrete cure e sovrascudo. Scusate, è il sovrascudo dello stendardo, ho sbagliato io. E questo, ovvero il recupero della salute. Il recupero della salute è notevolmente utile, soprattutto perché voi continuate a curare, e anche questo va a intaccare anche quelle sfere verdi di vita che andate a prendere dai mostri quando li uccidete. Vi dà una mano a rimanere sempre curati. Come potete vedere, ho messo solo a uno gli effetti e ho tolto tutte le abilità dello scudo, perché in questa build comunque non si portano danni tramite segnalini gelo o tramite l'uso dello scudo. Potete utilizzare lo scudo, ma tanto non fa molti danni, e i segnalini gelo vi servono tanto per rallentare i nemici, quel che basta da rendere più facili i combattimenti. Detto questo, si può passare alla prossima build. Ah, sappiate che non ci saranno clip di questa build, perché alla fine è una build molto semplice. Farò le clip dell'altra build, perché invece è molto più complicata da utilizzare e ha bisogno che io vi faccia vedere fisicamente com'è, anche nella zona di addestramento. Questa alla fine è una build con dinamiche molto semplici, è come l'Ice Build, solo è volta a curarvi. Dovete solo stare attenti ad attivare bene o male le cure. Ah, ricordatevi, state sempre vicini ai vostri alleati, e soprattutto se siete in cooperativa,
state molto vicini, perché comunque il raggio di cure non è così largo. Quindi badate bene a quanto vi spostate l'uno dall'altro. Detto questo, si può passare alla prossima build. Eccoci qua. Questa è la seconda build di oggi. Per chi avesse già visto gli oggetti che ha equipaggiato o conoscesse l'arma, questa è la build armata. Esercito, chiamatela un po' come vi pare. Comunque è la build che volge tutto il suo potere a evocare tantissimi guerrieri spirituali che combatteranno per voi. Perché ho utilizzato questa build in combo con l'altra? Semplice. I guerrieri spirituali hanno una semplicissima caratteristica che la fa diventare veramente forte in combinazione con l'altra. Voi direte, sono forti? No, perché muoiono abbastanza in fretta, possono parare i colpi, hanno una semplice abilità. Appena le evocate, i nemici li targeteranno istantaneamente, quindi molleranno voi e i vostri alleati e mireranno loro. Quindi potendo evocarne continuamente, questa build fa in modo che gli avversari vi ignorino completamente. Detto questo, possiamo passare agli oggetti. Allora, per spiegarvi velocemente le dinamiche di questa build, vi farò vedere l'arma e l'amuleto come primi due oggetti. Allora, l'arma, sappiate che io non ce l'ho versione primordiale, ma è necessaria. Diciamo che dà una mano, perché come potete vedere il suo effetto è molto semplice. Ha il 30% di possibilità di evocare un guerriero spirituale quando portate un colpo mortale. La versione primordiale ha il 47%, quindi è nettamente superiore e si avvicina al 50%, quindi un morto su due evoca una guardia spirituale. L'unico difetto? Quest'arma ha il danno base casuale. Quindi io questa ce l'ho fisica, ne ho trovata una col danno di fuoco, una col danno di acqua. Io vi consiglio di utilizzare quella col danno fisico, ma se la trovate primordiale, a priori del danno, utilizzate quella e piuttosto adattate la build e i danni che la vanno a potenziare, perché è necessaria che sia primordiale. Io ancora non l'ho trovata, quindi spero di trovarla. L'amuleto perché? L'amuleto è un altro dei tre oggetti che va a evocare guerrieri spirituali. Questo invece lo fa quando andate a attivare lo sgretolo anima. Io ce l'ho di livello primordiale perché questo è più facile da trovare, ne ho tre di livello primordiale, ho scelto quello migliore ovviamente con il doppio colpo critico per sempre la cosa del riciclo della tecnica dell'arma. Il mio consiglio, dato che questo si attiva con lo sgretolo anima, per chiunque non sapesse la dinamica sgretolo anima, a parte che la può vedere nel menu, ma si attiva in questo modo. Agli attacchi normali e la tecnica del sud, creano accumuli di sgretolo anima sui nemici. La tecnica del nord e l'attacco caricato li tolgono, quindi fanno il danno da sgretolo anima. Voi dovrete continuare a fare attacco normale. Attacco pesante, attacco normale, attacco pesante, o tecnica del sud, tecnica del nord. Dovete continuare ad alternarli in maniera da evocare più soldati spirituali possibili, perché comunque questa ha una percentuale più alta di poter evocare, perché potete spammare l'effetto e potete continuare a fare danni da sgretolo l'anima. Il terzo modo per evocarli, invece, è un aumento. Questo. È questo aumento leggendario che semplicemente vi dice, quando attivate lo stendardo, esso evoca due guardie spirituali, che non è male perché comunque voi partite contro un boss o in una stanza della prova o nel portatore della luce, quando dovete fare le varie quest e ne evocarne due così a gratis, che comunque ottengono i poteri dello stendardo, perché comunque anche loro verranno curati e avranno il suo scudo. Diciamo che i mostri si metteranno un po' a ucciderli e ignoreranno voi per un bel po'. Gli altri oggetti della build sono la spada della build fisica, perché avendo la lancia fisica, tutta la mia build volge a quel danno. Se voi ce l'avete con un altro elemento, l'arma secondaria la prendete da una delle altre build che ho portato finora e usate quella. Io uso questa perché build fisica, arma primordiale, un sacco di danni. Sapete che la seconda arma deve essere l'arma volta a uccidere i boss, perché questa non può attivare il suo effetto contro i boss, e anche se fa un sacco di danni, non è il massimo. Questa è quella che deve essere la vostra boss killer, diciamola così. Io ho usato questa spada, se avete, non so, la lancia da vuoto, potete prendere la spada della Void Build, le doppie lame dell'Ice Build, quelle della build al veleno,
vedrete voi in base a il danno della lancia. Il ciondolo, come vedete, l'ho cambiato, non utilizzo più il solito per un semplice motivo. Sono riuscito a trovare questo con il doppio probabilità di colpo critico. In più, come noterete, questo come valore da forza e non vitalità. L'altro sapete che è da vitalità e non sembra, ma 270 in più di danno totale, soprattutto in questa build che, come vedete dalle statistiche, ha forza abbastanza bassa, da una mano. Gli anelli sono esattamente quelli della build prima, quello che vi ridà Furia dell'Arconte più spesso. Ah sì, mi stavo dimenticando, questa build si usa in questa Valor Plate nell'anello artiglio, perché la sua Furia dell'Arconte evoca tre guardie spirituali, quindi questo anello è necessario per avere sempre la carica, la Furia dell'Arconte carica, ovviamente in combo con questo che espone punti deboli e vi fa fare molti più danni. Quindi attivando in catena questo e questo, la Furia dell'Arconte sarà sempre carica, sempre comunque. Riuscirete a quasi a tenerla carica tra una stanza e l'altra. Faccio un esempio della Torre delle Prove. La Pietra Vitale e lo Stendardo sono i soliti basati sui colpi critici e sui danni critici, perché comunque questa build utilizza quella dinamica e alzano veramente tanto tanto il danno. Gli aumenti, quelli che non vi ho fatto vedere, sono il solito aumento della Immortal Build e i soliti due aumenti di riempimento verdi, tanto per avere più danno, danno fisico e forza, doppio danno fisico. Voi li dovreste cambiare in base al danno della vostra arma. Poi ho l'aumento che dà velocità tecnica dell'arma in base ai critici, e poi gli altri due sono questo che vi ridà la carica della Furia dell'Arconte in maniera da avercela ancora più spesso. Va ad aiutare l'anello, invece l'altro va ad aiutare lo stendardo. Questo invece, ogni volta che fate, se non mi ricordo male, lo sgretto d'anima, sì esatto, vi aumenta lo stendardo. Voi lo sgretto d'anima lo attivate continuamente, quindi avrete lo stendardo sempre carico. Cioè questa build, esattamente come l'altra, punta tutto quello che è l'interezza di come è fatta a far riciclare lo stendardo, perché può evocare due guardie spirituali, lo sgretto l'anima per attivare l'amuleto, e ovviamente cerca di aumentare i danni più possibili, perché sapete che questa build porta comunque dei danni veramente 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 alti per utilizzare una semplice lancia, e per fare più colpi mortali possibili, in maniera che la lancia evochi più guerrieri spirituali possibili. Ricordatevi, come ho già detto prima, la lancia è imperativo che sia primordiale. Io non ce l'ho, devo trovarla, quando la troverò la utilizzerò. Sapete che questa build, usata in 3 per nella Torre dell'Ascensione, è un easy livello 30, nel senso che avere 3 build uguali come questa che evocano guerrieri spirituali quando ne avete, non so, in campo 40, diciamo che i nemici si trovano un attimo in difficoltà. L'unica cosa, attenti, perché il gioco potrebbe tipo crashare di peso, collassare la partita, quindi fate attenzione a quanti ne evocate. Andando a vedere quelle che sono le abilità, sono le solite, proprio uguali, identiche, non le ho cambiate per niente. Sgretto l'anima, lo scudo, gli effetti, anche se il danno da sanguinamento non leva tanto, però voi dovete calcolare che va in base alla vostra arma. Quindi se aveste un'arma di fuoco o di danno d'aria, questo serve, perché i danni diventerebbero belli alti. Poi per il resto sono tutte uguali, tecnica dell'arma, i critici, tutte le varie cose. Più che altro badate bene che avere lo sgretto d'anima al massimo, perché il suo effetto fa in modo che si passi tra i nemici e vi dà la possibilità di evocare ulteriori guardie spirituali, e non sembra, ma è tanta roba. Bene, detto questo, adesso andiamo un attimo nella zona addestramento, dove vi farò vedere questa build, un attimo le dinamiche un po' più fisicamente, e poi vi lascerò alle clip che saranno o solo bene o male di questa, o comunque cercherò di far vedere un'alternanza tra questa e l'altra, ma l'altra purtroppo non è facile far vedere, perché alla fine voi curate voi stessi, io gioco da solo, quindi non vi posso far vedere che cura gli altri, e diciamo non nella maniera che vorrei. Quindi bene, ci vediamo nella zona d'addestramento. Nella zona di addestramento, adesso spero di riuscire a farvi vedere come evocare più facilmente le guardie spirituali. Allora, in teoria
tecnica del sud, tecnica del nord, no, lo sapevo. Sapete che purtroppo la percentuale di evocarle è bassa e in teoria il modo migliore sarebbe con le kill tramite i mostri bassi, livello o comunque i mostri in generale, grazie alla lancia che per i colpi mortali. Purtroppo questo non accade spesso. Allora, vediamo se ci riesco così. Aia. E voi dovete continuare a fare attacchi normali che generano l'accumulo di sgretolanime e poi fare gli attacchi caricati che in teoria... scusate, gli attacchi pesanti che in teoria la tolgono. Adesso vediamo se ha evocato qualcuno. No. Così. Eccoli qua, vedete? Ho evocato due, sei di guardia spirituale. Come potete vedere, i nemici li hanno targettati istantaneamente. Adesso dovete capire bene come alternare le varie skill per fare più volte lo sgretolanima. Il difetto è che questi mostri crepano talmente in fretta che è difficile riuscire a accumularle. Poi, Fura dell'Arconte, ne fate altre tre. Stendardo, ne fate altre due. Cioè, ce ne sono già 10 tipo in campo, vedete? Tutti pieni di guardie spirituali. E ogni volta che andate a colpire e a togliere lo sgretolanima, continuate a evocarle. Gli avversari continuano a targettarle e voi siete liberi letteralmente di fare qualsiasi cosa. Come vedete, guarda, non targettano neanche, mi ignorano completamente i nemici. Perché ci sono talmente gu tante guardie spirituali che non possono farci nulla. E anche i boss sappiate che fanno la stessa cosa. Più che altro vedete di tenervi lo stendardo e la Fura dell'Arconte per quando effettivamente vi servono al 100%. Quindi contro i boss e contro i nemici elite. La spada secondaria, vabbè, io nel mio caso sto usando questa, quella della build fisica, ma come potete vedere i suoi danni sono sempre comunque altissimi. Quindi, guarda, l'ho praticamente bishottato, no, l'ho one shottato letteralmente. Il mini boss. Bene, qua abbiamo finito. Il consiglio che vi posso dare è trovare l'arma primordiale è la cosa migliore che potete fare per questa build. E giocarle in cooperativa insieme, queste due build sono veramente, veramente forti. Questa continua a fare in modo che i nemici vi ignorino, l'altra continua a curare se stessa e questa, quindi è un easy livello 30. Cioè ci arrivate subito nella torre e soprattutto nelle prove della luce, questa è veramente valida perché anche nella parte finale contro i mini boss ci sono comunque un sacco di mostri piccoli che potete uccidere, in maniera che si attivino sempre più guardie spirituali. La combinazione migliore e massima sarebbe due di queste e una di quella lì da support. Queste che continuano a evocare guardie spirituali e a fare danni ingenti ad area, e quella invece che punta a curarle e a uccidere quelli che poi sono i boss. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio come sempre del supporto e dell'attenzione che mi date, vi ricordo di iscrivervi sia al mio canale sia al gruppo di Facebook. Come sempre, che la forza sia con voi. Qui dal maestro B1 per Hobby è tutto. Ci vediamo a un prossimo video.
Thank you.